Come promesso, pausa pranzo. E che pranzo? Poi arrivi qui, lungo il cammino, e trovi un contadino che ti regala il suo spazio. Ti offre acqua potabile per lavarti e per bere. Ma soprattutto ti mette un maialino dove, se vuoi, puoi lasciare una piccola offerta. È bella sta cosa. Sono tutti ospitali, ti aiutano tutti. Già fatti circa 17 km, mi dovrei fermare a Badolo tra, penso, un 5-6 km, ma credo che allungo fino a Brento. Domani è una tappa lunghissima e soprattutto pesante, quasi 800 metri di dislivello.